Che periodo è questo dal punto di vista turistico per il Salento? Beh, ormai sono anni che abbiamo dei segnali di crescita evidente dell'interesse dei turisti nei confronti di questo territorio, del Salento, direi della Puglia tutta. E questo periodo pasquale, beh, lo possiamo considerare un primo test dell'alta stagione del 2011, un test che sembrerebbe andare benino, se è vero che dal progetto Monitor, che è un progetto col quale andiamo a rilevare le previsioni tendenziali, indagando albergatori e agenti di viaggio della provincia di Lecce, se è vero che da questo progettino è uscito fuori una crescita che dovrebbe essere intorno al 4%, una crescita peraltro relativa sicuramente al capoluogo, ma anche alle città più note, ma la cosa interessante anche proprio a tutto l'entroterra, quindi un interesse per questo Salento delle città d'arte, ma anche dei piccoli borghi. Abbiamo delle presenze di stranieri anche interessanti, un po' i nostri mercati tradizionali. Il dato relativo agli stranieri è ancora per noi assolutamente insufficiente, perché se lo scorso anno abbiamo chiuso con circa una percentuale dell'11%, sappiamo di dover assolutamente ambire a un 20, 23, 24%. Non stiamo a questo dato percentuale, però l'incremento degli arrivi e delle presenze straniere è anch'esso un dato costante non solo di quest'anno, ma anche degli ultimi anni, soprattutto ci piace sottolinearlo nel momento in cui invece c'è stato un calo delle presenze straniere in Italia complessivamente. Insomma, un momento in cui questo territorio riesce evidentemente ad acclararsi come un territorio dalle peculiarità calidoscopiche che evidentemente piacciono. Ma cos'è che affascina di più? Ma io credo che sia giusto sottolineare, da una parte, questa capacità da parte degli operatori di investire in servizi di qualità. Diversamente da altri territori, noi abbiamo sempre di più strutture ricettive nuove o comunque con investimenti di rinnovamento fatti, con dei servizi aggiuntivi sui quali si è investito, il golf piuttosto che i centri congressi, piuttosto che i centri benessere, quindi un'attenzione ai servizi da parte degli operatori forte, una ricchezza del territorio che va dalle tradizioni popolari. In questo periodo abbiamo i riti della Settimana Santa in particolare, che sicuramente sono un valore importante, ma anche tutti gli eventi culturali su cui si sta investendo in maniera forte, non solo concerti per giovani, ma proprio un'offerta a 360 gradi. La Puglia sta investendo in cultura e anche qui siamo in controtendenza rispetto ad altre realtà. E poi a questo aggiungiamo questa capacità dei salentini spontanea, autentica, naturale ad accogliere. Ed è questa secondo me la differenza con altri territori, quindi servizi che si stanno professionalizzando sempre di più, una ricchezza di offerta culturale e legata alle tradizioni popolari molto, molto interessante, e questo sentirsi a casa perché ci sono degli ospiti che ti accolgono con autenticità, con naturalezza, e non perché tu sei un turista di passaggio, ma perché sei un ospite a cui che si vuol far stare al meglio nella propria casa. Tantissime quindi le luci, ma ci sono anche delle ombre, dei problemi da risolvere, delle carenze da colmare. Altre risorse da parte del governo potrebbero, ecco, migliorare questo sviluppo del nostro territorio? Le ombre sono tante, è ovvio, noi siamo in un percorso di crescita e siamo sempre assolutamente consapevoli dei momenti, dei punti di criticità che appartengono al nostro territorio. A me piace sottolineare ovviamente più le luci che non le ombre, anche per il ruolo che ricopro, però sappiamo che bisogna fare tanto, al di là da chi provengono le risorse, ma è uno sforzo collettivo nostro. Il punto di maggiore criticità in questo momento io lo voglio evidenziare sulla rete della mobilità territoriale.
Abbiamo ormai tanti collegamenti aerei interessanti, anche i collegamenti su rotaie sono sicuramente, quelli nazionali sono sicuramente migliorati, ma poi quando arriviamo sul nostro territorio, quando arriviamo a Brindisi o alla stazione di Lecce o quando arriviamo a Bari, non abbiamo dei servizi di mobilità pubblica efficienti. Questo vanifica anche in parte il grande sforzo che si sta facendo con le low cost, che dovunque nel mondo garantiscono anche un collegamento alle varie città alle quali sono connesse. Noi dobbiamo ancora lavorare in questa direzione maggiormente, nonostante ci siano dei servizi che stanno migliorando anche in questa direzione, però c'è ancora da fare. E poi forse un'attenzione maggiore veramente alla manutenzione del territorio nella sua accezione più ampia. È un segnale che ci proviene regolarmente dai nostri ospiti, il trovare le strade non pulite abbastanza, le discariche a cielo aperto andando nelle campagne, un'attenzione forte in questa direzione, al di là di altri aspetti legati alla manutenzione del territorio nell'accezione più ampia. Però queste cose ci risultano sempre essere lette negativamente dai nostri ospiti, anche se quest'anno ricordiamo, ci piace sottolineare, che abbiamo le spiagge pulite, se non tutte, sicuramente molte di più rispetto a quelle dello scorso anno, oltre ad avere anche gli stabilimenti balneari già attivi, non tutti ovviamente, ma diversi imprenditori hanno fatto una scelta di questo tipo, quindi veramente anche la stagione balneare che si allunga partendo da questi periodi, al periodo pasquale, ma anche con servizi aggiuntivi, tali per cui appunto si comprende come anche l'imprenditore del balneare che si occupa del proprio lido cerca di diversificare l'offerta dando servizi altri che non siano solo il lettino e il sole, ma servizi ristorativi, servizi sportivi, e anche una cosa molto interessante, si crea questo rapporto col territorio forte, quindi momenti di incontro nelle spiagge o le spiagge come punto di partenza di escursioni e di attività che fanno sì che anche chi appunto è attratto dal sole e dal mare venga invitato anche da chi gestisce uno stabilimento a conoscere un territorio bellissimo e molto interessante. Insomma, buone vacanze a tutti nel Salento. Buone vacanze a tutti nel Salento per il periodo pasquale, auguri, tanta serenità anche non solo ai nostri ospiti, ma insomma anche alle persone che abitano stabilmente questo territorio. E speriamo che questo settore continui a darci la soddisfazione che comunque al momento sta dando.